E ragazzi, eccoci ad un altro raid. Mi hanno tippato qua gli iscritti. Non sono ben sicuro di chi. Credo sia di Lorenzo-IT, questo raid. E comunque mi ricordo già questa base perché segniamo le coordinate quando era in fase di costruzione. E mentre cercavamo basi al bordo del mondo, quindi me lo ricordo per questo motivo. E dopodiché, niente, abbiamo trovato questa base degli Alpha SPVP. Vi faccio anche un F-Show, scusate il singhiozzo. Ce ne sono 129 su 67, 190. Ok. Che noi. Non so se quale dei due cannoni si è allineato meglio. Teoricamente vanno bene tutte e due. Sì, sto mirando delle ceste. Perché purtroppo esplodono un po' più in basso le TNT rispetto al programmato. Farmo TNT se entrate, dimmelo. Dai, puoi fare a me un attimo. Forse però non va questa perché è Accendi. sandstone. Ok. Vi ho aggiunto un po' di TNT. Io fra 5 minuti devo andare a una partita, quindi Sì, aggiungo Nico qui a intanto. vedere un bel cannone. Ciao Vado ad Nico. Aliano. Bella. Bella Nico, ti ha tippato? Sì, sono qua. Ok. Dovremmo essere dentro tra pochissimo. Ancora due Quasi dentro. tiri tipo. Ha clear laggato tutto, Lion. Più rapido, Lion. Lo so che è difficile. Se vuoi lo premo io il Quello bottone. prendo. Io non ho più TNT comunque, te lo dico. Boh. Sono a zero. Un attimo che vado a prendere la mia home, che forse non può. Sì. Lion è Io ancora ne qua ho però. uno stack in mezzo. Io stack di pove da sparo. Produce ceste piena. Ah, buono, allora craftane un po' nel caso. Ti dico se ci bastano o meno. Aspetta, Lion ha fatto un bel colpo, però non è ancora sufficiente. Ancora uno, Lion, ancora uno. Ci eravamo quasi. Di sicuro ha fatto metà hit dell'ossidiana. Continua a clear laggare, però è uno schifo. E cos'è? Quarzo. Blu Edo mi chiede se lo puoi spostare. Edo, sì. Ah, Edo è stato bannato, sai, non è qua. Oh sì. Ah sì, è qua. E No, qui sì, te? è Ciao Edo. da Sì, ciao. Tarest. Ah sì. Rieccolo. Ciao Edo. Oh. Dai, ancora due tiri. Io poi vedo sparo, poi sabbia, l'ho finita. Io aspetterei a mettere la creeper. La sabbia costa 1 item allo shop, non costa Ah tanto. sì? Sì, costa 1, la sabbia gialla. Se ti serve money io ho 100k, ti pago tipo 20k. No, 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 sono già ricco di me. E che anch'io non ho più voglia di craftarle. Ne usate così tante che mi serve un enderpearl. Hanno fatto spada di cannone. Guarda. Ma si potrebbe continuare un po' col cannone comunque. Non lo so. Un attimo, quando non è un dispenser, cosa bisogna fare, bro? Guarda il mio cannone blu. Sì, Troppo bello. anche così è bello. Peccato che esplode poi. Perché è esploso? Ah, tutto io. Eccomi, sono entrato anch'io. Cannoniamo ancora o creeperghiamo? Cosa facciamo? Non saprei. Tanto
Tanto io adesso devo andare anche, quindi... Sì, ah, ok. Allora, non so. Ciao, Aito. Scrivo in chat, vediamo cosa vogliono fare. 4-3, 4-4. Non ci credo. Ok, 5. Vince che Lion è crashato. Vince... 6, Seg. No, aspetta, gol ha buttato più volte. Lion, ti ho rispostato. De anche Andrea, blu. Se lo sposti su. Blu. Io vado, sì. Ciao a tutti. Ciao, Aito. Ciao. Dica, che blu, poche parole, sono crashato del tutto perché mi è andata via la luce, quindi... Allora, la buona notizia è che il tuo cantone ha funzionato, siamo entrati. Bene. La cattiva notizia è che non sappiamo se usare la Creeper Egg o la TNT. Ho chiesto in chat e hanno, in 4 hanno detto sì e in 4 hanno detto no. Oh, ho capito. Quindi ci manca il tuo voto finale di persona che ha crashato per decidere. No, è bello che non posso andare a senza luce. Quindi vado. Ah, ok, scappi. Ok, allora un'altra volta. Ciao, Lion. Sì. Addio. Ciao, Blue. Il tuo voto non conterà mai più. boh. Io non ho Seg. Io non ho Seg. Fammi vedere da dov'è che arriva sto... Dov'è che arriviamo noi? Mi sono perso da dove siamo entrati. È qua. Se continuiamo a cannonare, teoricamente... io direi che se vuoi usare le Seg, al ready puoi iniziare con le casse al lato est. Invece quelle per il lato ovest... proviamo col cannone, perlomeno proviamo, poi... Blu ce li ho io qua. Ah, ok, perfetto. Torno subito. Anzi, no, craft una leva. Ci serve ancora una leva... qua c'è il legno, perfetto. Sto arrivando, Nico, faccio la leva. Boom. Ne ho messo uno di riserva anche nella cesta. Dobbiamo attivarli in contemporanea, ok? Ti dico quando premo il bottone. 3, 2, 1, okay. Via. Ah, forse sai cosa che vi hanno dimenticato. Sono un idiota. Nico, non abbiamo messo il barrel sopra. Cazzo, c'hai ragione. LOL. Era 3? Credo fosse 3. 3, 2, 1. Adesso dovrebbe andare. Bassiamo leggermente il cannone, Nick. Facciamo solo con 2, forse va. 3, 2, ci sono rotti altri pezzi di ossidiana. Buono. 3, 2, 1, via. Non so, penso che stiamo facendo progressi. Ho paura che esplodano le casse e nessuno sta sulle casse. Il cannone va. Ok, adesso va. Abbiamo scordato ancora un'altra cosa, anche se lì va, è chiudere il barrel. Se no, devia. La rompe quella slab, vero? O no? O se no aumento leggermente il delay. Dicono che sbatte sulla slab. Aggiungi un repeater qua. Un dispenser. Ma il quarzo non doveva non esplodere. È esploso. Qualcuno mi ha detto che le basi in quarzo non esplodevano. Non so più chi. Mi ha trollato quel qualcuno. O l'hanno fixato. Chi lo sa. Si potrebbe pensare, Nico, di mettere altri due dispenser qua. E non ho altre idee poi, però. Onestamente, possiamo far esplodere quella slab con una creeper e poi cannonare. Esatto, è quello che ti stavo dicendo io. Allora, se non sai dove dropparla, droppala attaccato lì in alto al muro di ossidiana. E poi puoi dargli un pugnetto volendo. Tutto ok, Allora? Sono crashato? È il server immobile? È il server blu. Ho detto che è la mannequin challenge adesso qua. Tutti immobili. E crashato. Bene.
Quando non succede mai. In tutti i raid, in tutti i video, bellissimo. Qua. Oh, orca paletta. Era Hero Bronze, Dragon, era Electro. Io ho preso un po' di Hero Bronze, avevo già l'inventario pieno però. Allora, il problema della sla non è stato risolto, sfortunatamente. Sì, qua è perfetta sul cubo di cobblestone. Lì fai un botto della miseria. Ne prendi almeno 5-6. Sotto le scale. Sì, più o meno. Wow. C'era dell'elite. Elite, Hero Gold, Overlord. Buono, buono, buono. Hero Bronze, poi ossidiana, pozioni. Buono, donatore Hero Bronze. Ok, non so dove altro potrebbe valere la pena. Forse... forse qui. Io andrei in questa in basso, perché considerato che da qua sono esplose tutte dalle casse ad altezza d'uomo, vuol dire che non hanno messo niente in alto. Quindi la metterei in basso qua, guarda. Tra la, cioè, a partire dal basso, tra la seconda e la terza. Considerando come erano le altre. Sì, se vuoi darla a me la metto io. No problem. No problema. E tu prendi il loot. Però dammi anche l'accendino, perché non mi fido di questi scostumati. Dei casinari. Provo io, Niente, direi che quel lato lì è vuoto. GG, abbiamo preso le casse piene. Queste qua erano quelle piene, non so se vuoi usarla qua. Comunque queste... non so se vale la pena le Creeper Egg per l'Hero Bronze, sinceramente. Tu cosa dici, Nico? Io non ho idea se Creeper Egg vale per l'Hero Bronze. Ma per me no. Quindi le terrei le altre al ready. Nel senso, abbiamo usato quelle che valeva la pena. Si può, volendo, alzare il cannone di uno e sparare, così che non colpisca la slab. Ma penso che lo lascerò fare agli iscritti e non lo farò in video, glielo dico. E vediamo cosa vogliono fare. Giocare con noi, ragazzi, il server lo trovate lì in alto a destra. Il server vocale in descrizione, col server Discord, dove ci sono io e tanti altri youtubers tipo Nico, che è bella, che è con noi da 6-7 mesi, credo, su Discord. E niente, al prossimo video. E ragazzi, vi registro questa piccola clip. Io e Ale stavamo facendo esperimenti. Questa era la nostra base, se vi ricordate avevamo messo delle slab qua in alto. E abbiamo deciso di cambiare e in seguito a una nostra scoperta. In poche parole, abbiamo testato le slab e i cartelli su Heroes, perlomeno su questo server. Se ci sono i cartelli messi così e... la sabbia del Sun Cannon, che proverebbero eventualmente a farci un Sun Cannon, ci attaccano. Se noi mettiamo la sabbia cadendo passa attraverso i cartelli. E se noi mettiamo le slab sotto invece che a questa altezza, quando ci attaccano per fare per la base e devono poi rompere la slab, invece che rompere queste slab a questa altezza, devono rompere quelle ad altezza più in basso. Quindi questo piccolo cambio è mettere tutto qua a cartelli e tutto in fondo slab. E niente, adesso io non ho nessuna voglia di farlo. Alessio mi sta aiutando. Comunque questo era il piano segreto. Io lo schiavo. L'avevo già detto su una clip comunque passata, che questa era una delle tecniche segrete che avevo intenzione di condividervi. Comunque le spugne su Heroes, come sapete, non vanno, perché se no sta cosa si poteva fare con le spugne. Però invece con i cartelli abbiamo risolto il problema. E la sabbia, comunque, se fate un Sun Cannon, ci cade comunque giù fino al piano di sotto dove c'è l'acqua. Quindi dovremmo fare un altro piano di slab sotto invece che qua. E non porterà via più di 15 minuti
il coso delle slab. Quelli di cartella invece porta via tanto tempo. E boh, niente, per il resto... Vabbè, guardami, dobbiamo assolutamente mettere le slime block tra una slime block e l'altra comunque qua. Ah, sì. Io non sono sicuro se funziona. Sì. Ma non fanno laggare gli slime block, non li segna come entity. Ah, boh, non so. Se non sbaglio, boh. Sono glitchatissimo. No, ma poi qua, questo muro di cobblestone. Sì. E dobbiamo ancora... E poi abbassiamo questo? Cosa facciamo? Abbassiamo questo? Sì, va bene. Perché internamente sembra piccola, ma esternamente è una bella base grossa. perché sono tanti muri. Esatto. E poi tutto qua. Fine update.